Eccoci nuovamente qui, lunedì mattina so pericolosi, senti Vicchio che mi gira intorno e che mi fa sempre distrarre, è in continua, distrazione continua, però mi fa compagnia, come fai a stare senza un cane, senza un gatto, vabbè dai, queste poi sono cose poi strettamente personali. Allora, ben ritrovato sul canale, sono un po' mezzo raffreddato, latinante sì, perché ero proprio raffreddato, non sentivo quasi gli odori, quindi eccoci qua, lunedì, aspetta, lunedì oggi è 10, oh. Ammazza il calendario quanto si è fermato. Non mi guardate il nido di gabbiano che ho dietro la testa, non me lo guardate perché tra le tante cose vanno a tagliare i capelli, ma non ci riesco mai. Non è agosto, ma siamo finalmente arrivati a settembre, il 22 mi raccomando incontro a Roma e poi forse ne faccio uno, ma non lo so, lo sto valutando, a Firenze, quindi mi raccomando rimani aggiornato. Allora, stamattina che ti presento, finalmente dopo tanto tempo, ho deciso di provare il rasoio 7 ottavi Baciami Subito, fatto da Cortelleria Fontani. Rido perché Baciami Subito è secondo me comunque un nome che è simpatico, simpaticissimo. Allora, io adesso te lo faccio vedere, no? Perché ti faccio tipo una sorta di, no, unboxing, presentazione. Cambiamo un pochetto ogni tanto il formato perché non è male. Quindi ti lascio gustare le immagini, mi sto zitto un attimino e tu guarda e poi tanto finisce, appena finisce l'immagine presentazione mi vedi già che... Te lascio le immagini. Allora, finalmente è arrivato il momento di tirarlo fuori e cominciare a vedere un attimo come si comporta. Allora, questo rasoio, amici cari, amico caro, è fatto a Scarpelia, come vedi, zona molto famosa per la coltelleria e anche per quanto riguarda il discorso di rasoio a mano libera. Quello che ti faccio vedere io adesso è la confezione del Baciami Subito. Allora, iniziamo subito a vedere una cosa importante, eh? Allora, questo è un certificato, come vedi, dove viene attestato sia il tipo d'acciaio, il modello, il manico che è in corno e l'anno di produzione, ok? Io ringrazio poi i ragazzi di Fontani per avermi mandato questo rasoio da provare. Poi l'olio protettivo, che è molto importante per un mano libera, soprattutto per quanto riguarda il discorso dell'acciaio, perché non so se lo sapete, comunque il rasoio a mano libera, se non trattato bene, non curato, e lo lasci in un posto dove c'è parecchia umidità, tende a rovinarsi in qualche maniera, e quindi l'olio protettivo serve appunto per schermarlo. Allora, poi vediamo che c'è qua. Allora, qui ti dà una piccola nozione sull'affilatura, quindi come manutenzionarlo, pure qui. Vedi, due libricini informativi. Leggi, riporre sempre in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore eccessivo. Beh, non è male come cosa, perché comunque un minimo di istruzioni per l'uso e manutenzione non fa mai male, assolutamente no. Eccolo qua. Ma andiamo subito alla mannaia, eccola qui. Guarda quanto è grosso. È un 7 ottavi, manico bello imponente, ma rifinita molto 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 bene. Io ho fatto però una cosa, per essere molto cattivo sul giudizio, quindi sul giudizio del taglio sarà un discorso un po' particolare, perché non l'ho ripassato assolutamente su pietra, semplicemente dato qualche goccino di olio in questo periodo, ma è affilato così dai ragazzi, quindi ripeto, una situazione artigianale, e lo voglio provare così come esce dalla azienda. Quindi nessun tipo di aiutino stamattina, appunto per essere più obiettivo nella valutazione del taglio. Vabbè, detto questo, iniziamo. Allora, l'hai visto? Ti ha colpito? Io nel frattempo comunque mi sono preparato un po' di cosine. Bene, oggi però voglio iniziare con una cosa. Tempo fa mi è stato regalato un pennellino. Penso che sia comunque sia un pennello piccolo da viaggio, carinissimo, e ce ne tengo molto perché poi nello stesso tempo è un vintage. Sei pronto? Sei pronto a vederlo? Beh, nella scatola, ti faccio vedere la scatola, guarda un po' un attimo che c'è scritto qua. Ta 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 ta. Bello? Eccolo, piccoletto, un Mondial, eccolo qui, un Mondial. Guarda che ciuffettino, un maialino piccolino che oggi vado a utilizzare tranquillamente sul mio faccione. Allora, come ti ho detto, io il rasoio non l'ho passato sulla pietra, l'ho lasciato così com'è, anche perché se devo valutare effettivamente come si comporta, beh, anche se poi tra virgolette non è mai precisa come valutazione, perché se lo lasci fermo
comunque un po' di problemini li potrebbe dare. Nel frattempo prendo uno dei miei saponi preferiti, che è lo Scottish Shredder Wigan, eh? Oggi voglio sentire Atera addosso. Eccoci qua, intanto mettono a mollo, intanto mi faccio il bagnetto del viso, che è importante, e tu intanto mi stai a sentire. Che te frega? Oh regà, però non me dovete fare improvvisare, cioè nel senso, non me dovete venire mi venite in negozio e mi dite no, perché lo sai, insieme alla mia ragazza guardo i tuoi video e cos'è, perché mi mettete in imbarazzo, regà, ma io che gli dico poi, dai, un po' pesante come cosa. Però sono sempre contento, perché vuol dire che comunque è piacevole guardare sto tipo di video, questa sorta di recensione, chiamala così. Allora, amico caro, io ho già un po' scoramellato il rasoio, perché comunque sia, siccome ci ho messo sopra e già ti arriva così a casa, considera che questo comunque è un rasoietto che c'è un certo prezzo, parliamo di quasi 300 euro, anzi 300 euro e qualcosa. È un bel pezzo d'artigianato e ti dicevo, quando te lo inviano a casa o comunque sia lo compri anche volendo lì, ci mettono l'olio in modo tale da preservarlo. Io che ho fatto, l'ho sciacquato, l'ho scoramellato e l'ho asciugato, perché è importante, ragazzo mio, asciugare sempre il rasoio a mano libera, perché se no purtroppo su tutti i rasoi a mano libera poi si crea quel puntino, quel velo, quell'ombreggiatura, quella piccola ruggine che poi non è proprio esattamente diciamo una ruggine pesante, se la lascia normale scava, va in profondità, ma in caso specifico basta un filo d'olio e il gioco è fatto. Allora il faccione mio è pronto per essere comunque sia per ricevere il taglio di questo rasoio, ripeto, valuterò senza averlo passato sulla pietra, quindi così come esce dalla fabbrica, col compromesso che non l'ho toccato per parecchio tempo, quindi si sa come andrà. A parte i basettoni che ho dopo me l'ho sistemata, sto nido di aquile qua dietro, anzi di tordi, iniziamo un po' a fare quello che dobbiamo fare. Allora, non uso oggi il pre, perché non lo uso? Perché non voglio l'aiuto supplementare della scorrevolezza, già più di una volta l'ho detto, per parlarne in modo serio e dettagliato comunque sia devi sentire la sensazione senza pre. Io lo consiglio l'utilizzo del pre perché aiuta, a seconda di quello che usi, giustamente, ti aiuta a far scorrere meglio la lama, ma non soltanto la lama, ti aiuta a tagliare bene il pelo, perché se si crea uno strato di film, no? Chiamiamolo così, sopra il pelo quando viene tagliato è meno resistente, c'è meno attrito. Strana sta cosa? Eccoci qua, bello pronto. Allora andiamo a prelevare il sapone Wigan. Profumazione è un odore di quercia, muschio di quercia, che a me è una cosa che mi fa impazzire, soprattutto quando comincia a diventare un po' freddino, quando è inverno, a me piace tantissimo, a me piacciono sti profumi da homo sapiens proprio, cioè da homo con la clava. Voglio dire, mo sto esagerare, sto fa un po' troppo, cioè sto a montare sopra una storia, però. Allora, il piccolino vintage, purtroppo qualche setola la perde, ma fino a che qualche setolina va più che bene, considerando pure l'età, è stato fermo, non è mai stato utilizzato, penso che sia pure una cosa un po' anormale. Amico caro, quando è che tu ti devi fermare nel prelievo del sapone? Quando senti che fa un pochino di resistenza, allora a quel punto ti fermi. Eccomi qua, guarda. Direttamente in viso oggi, senza troppi giochi di parole, però devo stare attento a sti peletti che sta a perdere, perché Porello è un po' vecchiotto, quindi di conseguenza, guarda roba. Poi mi da pia sempre i saponi che non fanno mai la schiuma. Lo so, sono un po' rompiscato sul discorso della schiuma, perché ti dico sempre, ma non è che se fa tanta schiuma è sinonimo anche di protezione e qualità, perché la schiuma comunque sia tutti i saponi, pure la saponetta lo fa. È un discorso di poi la scorrevolezza sul viso. Vedi? Un altro, dai. Alla fine del video trovi soltanto il manico. No, scherzo, comunque è un piacere e anche un onore provare prodotti, poi non dico tutti, perché il sapone è inglese e l'after poi che vedrai italiano, però comunque rimaniamo un po' nell'ambito italiano, anche un po' toscano, che non fa mai male. Ecco qua, allora il sapone quando è denso come lo vedi adesso, cioè proprio che è duro, aggiungi l'acqua, perché l'acquetta ci serve per fare la barba fatta bene, perché l'acqua anche lei di conseguenza aiuta la scorrevolezza della lama. Ormai tutti parlano solo di scorrevolezza della lama. Non è soltanto scorrevolezza della lama, è anche un po' di protezione, anche un po' di piacere nel sentire la fragranza sul tuo viso. Hai capito?
Hai capito? Ma eccoci qua. Certo che ripiaffa i video di mattina, spettacolare, eh? Mi ricorda quando ho iniziato. Allora, eccoci qua. Vedi, quando è lucida, io dico questa cosa, la tirò fino allo sfinimento. Quando la vedi che è abbastanza lucida, allora è il momento buono di iniziare. Puoi iniziare anche la rasatura, perché non deve essere troppo opaca, deve essere leggermente lucida. Se no, non si chiamerebbe in inglese rasatura bagnata. Hai visto che... un'altra cosa in più. E poi una cosa bella, ti sembra strano, ma sto canale, se tu non sei magari un barbiere che vuole riprendere in mano il discorso della rasatura tradizionale, è frequentato anche appunto da tanti barbieri. Strana sta cosa. Anzi, piacevole, mi fa piacere, mi fa molto piacere. Allora, Wigan è un sapone molto scorrevole, lo senti molto. Lo senti molto, è un artigianale, guarda un po' che bello oggi che ti faccio vedere, guarda che carino. Allora, andiamo, iniziamo subito, senza perdere le chiacchiere. Amico mio, se devi iniziare il mano libera, ancora non hai iniziato, il consiglio che ti do, il trucchetto che ti do è prendere la pietra della lume di rocca, bagnarti le mani, in modo tale che le tue dita risultino un po' più attenuta, un po' più, no, anzi un po' meno scivolose, perché l'allume va a togliere quel piccolo grasso che c'hai sulle mani. Senti, sembra la ranocchia, ovviamente quando piove e umido e trovi ranocchie. Allora, esteticamente io te lo dico, a me comunque piace, a me piace questo tipo di il manico bello possente. Poi vedi qua non hai i pin, quindi è intagliato a metà, eccolo qui. Dai, baciami subito, forza, dai. Aspetta che è mo' complicato perché il baffone mi si sta allungando, di conseguenza ho paura sempre del taglio del baffo, poi non mi riconosce più nessuno, per strano, non scherza. Senti questo come sfriziona. Ullo peppa, capito, no? Hai capito? Anche se te devo dire che il sapore lo sento, ci ho messo poca acqua, te dico la verità, lo sento un po' troppo rattrappito, però ormai sono abituato a usare il prebarba, quindi di conseguenza per me una volta che non lo metto, diciamo un pochetto la senti la mancanza e la carenza? Senti qua, senti come fischi. Allora, cerchiamo di levare la basettona. No, sì, effettivamente ci ho messo, guarda, un paradosso. Io che te parlo di mettere l'acqua, ce n'ho messa poca oggi, quindi di conseguenza devo allungare un pochetto con l'acqua. C'è niente da fare, amico mio. Perché se più lo rendi scivoloso e il taglio risulta ancora più confortevole, a parte che è molto confortevole, nonostante ciò io non l'abbia passato su pietra, assolutamente no, quindi così mi è arrivato e così lo sto utilizzando. Molto dolce il taglio, pensavo una cosa un po' più rustica, nel senso che pensavo di sentirlo un po' di più, invece no, si comporta molto bene, è abbastanza bilanciato perché il manico è veramente imponente. Io poi, molti di voi lo sanno, io non amo rasoi 9 ottavi, 10 ottavi, sono troppo grandi per me, non riesco, più che altro la preoccupazione mia del taglio, ripeto, del baffo, non vedo bene, non riesco a gestire, mi mette un po' anche comunque sia la soggezione, perché è così, vedi, posso fare un passaggio singolo senza problemi, senza difficoltà alcuna. No, veramente 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 complimenti ai ragazzi di Fontani. Io ringrazio perché l'ho sentito spesso e ci siamo un po' confrontati. Jacopo, bel lavoro, complimenti pure il discorso della affilatura. Non è male, loro affinano su pietre, quindi lo senti,
lo senti. Certo, ripeto, non è attendibile un rasoio che ti è stato dato un po' di tempo fa e non l'hai passato neanche su pietra, quindi l'hai lasciato parcheggiato, perché sapete benissimo che più lo lasci parcheggiato e peggio è. Certo, non è che proprio non taglia più, però perde quel comfort di taglio. Mazza quanto chiacchiero oggi. Ma che ho fatto qui? A stuccata? No, la stuccata a me non mi garba proprio. Oh, vedi, soffia pure, eh? Hai capito? Pennellino piccolo, molto morbido, devo dire, nonostante ciò, credo che abbia qualche anno alle spalle. Si comporta bene. Peccato stamattina passa il fruttarolo, che te devo dire? Il format mio era così. L'autobus che si crepa mentre cammina ci sta sempre, senti. Si aprono proprio le porte dai buche. Vabbè, va. Fammi sta zitto, va. Cioè, va. Devo dire veramente efficace. Io non voglio far marchettone, per carità, che tanto comunque sia, è normale, quando provi una cosa indirettamente fa sempre della pubblicità, ma anche se fosse, per me non c'è nessun problema. Però devo dire veramente che se adesso mi chiedi che ne pensi, dico ne penso proprio bene. Aspetta, fammi continuare, me lo sto a godere. Post scrittum. Quando io mi dato così, tuo amico che viene da un altro tipo di rasatura, non è perché una rasatura con questo strumento ci vuole per forza un'ora e mezza, è perché io tergiverso, chiacchiero, racconto un po' di cose, vabbè, insomma, faccio un po' di siparietto, chiamalo così, ma se te concentri a fartela bene, non ti dico quei 10 minuti perché ci vuole esperienza, ma una ventina di minuti buoni, anzi, perché certamente mi incastro pure a dire cose, è perché te la gusti. Te la gusti, capito? Mi sembra il commissario Basettoni. Grandissimo personaggio del Topolino. Grandissimo. Poi c'è chi dice io non lo passo sotto l'acqua, lo pulisco con la cosa, con la schedina, con la cartigiana. Fai come te pare. Io tanto poi lo asciugo, quindi... Cioè sto molto attento, non è un problema. Una spada di fuoco. Complimenti veramente, ragazzi, complimenti proprio. Vedi? Poi il discorso del tendere bene la pelle è importante. Non sente proprio, cioè il pelo manco lo guarda, signore e signori. Allora, zonamento è la zona più difficile, che ripeto sempre, è molto difficile, ma c'è sempre il rimedio per farla in modo discreto. D'altronde io penso che l'utilizzo del mano libera per una barba perfetta lo riesca a fare soltanto una persona su di te, quindi un professionista o un barbiere. Non sto facendo pressioni, zero, proprio zero. Questa parte qua mi rimane sempre visibile, perché comunque sia da me il pelo cresce in modo particolare qua sotto. Vediamo qua sotto. Come se non ci fosse un domani. Yeah.
Vedi, guarda, non scherzo, d'altronde il mano libera, amico mio, è un, ripeto, uno strumento che richiede più passate, però ti permette di fare delle passate che non vanno a dar fastidio al viso. Vedi, qua mi ha fatto un po' la cosa tipo neve, vedi? È perché non c'è acqua a sufficienza. Molti di voi ogni tanto quando mi incontrate, quando mi scrivete, me lo chiedete, ma perché mi fa così? Mi fa così perché hai messo poca acqua, quindi di conseguenza pure io, vedi, certe volte vado a fare cavolate. Lo noti subito perché è troppo denso. Quando è troppo denso, diciamo che non c'è tutta, secondo me, questa protezione. È un po' limitata. Allora, io secondo passaggio sempre abbastanza liquido, non troppo corposo, anche perché c'è poco da tagliare e di conseguenza preferisco evitare grandi ostacoli, grandi masse da far spostare al rasoio stesso. Però qui l'acqua ce la devo mettere oggi, ce la devo mettere un altro po', sì, no, voglio molto più, vedi, perché il Wicam comunque è molto molto denso, è quasi un mezzo, molti di voi lo chiamano così, hard soap. È quasi un semi duro, quindi se vuoi avrò anche l'esperienza e l'utilizzo di un sapone che si può identificare così, un po' più duro, qui gamma fa per te. Poi è un ottimo sapone, poi fa una linea che sono le saponette con la glicerina che servono per lavarti il viso prima della sbarbata, pure quello è un ottimo rimedio. Allora proviamo il contropelo, 7/8, via. Ottimo. Ottimo. Ottimo proprio, ottimo. Ottimo. Guarda, continua a prendere come se non ci fosse veramente un domani, guarda. Mamma mia, la paura mia sui baffi, tu non puoi capire quanta paura mia di baffi ultimamente, c'ho l'ansia da baffo, non so perché, ma pensavo che non mi piacevano a me i baffi. Ok, allora pure il contropelo, lo so, in mano libera comunque ci mette un pochino a farti raggiungere il BBS, è una cosa del tutto naturale. Per esempio io qua ho difficoltà a fare sta parte qua, non lo nego, direzione del pelo sempre, mi raccomando, perché vai ancora più in profondità, quindi gestiscitela bene. Quindi io questa parte qua, purtroppo, siccome ho una vertigine che fa sto giro qua, è difficilissimo per me, è la cosa più difficile. Poi una cosa che te volevo parlare, molto lo dico, visto che tanto ormai stavo a metà del video, è quasi terminata la cosa, ti dico, ma c'è presente, tu ci hai mai ragionato che la rasatura tradizionale è anche un discorso di ecosostenibilità? Sì, perché è un tipo di rasatura molto ecologica, perché per esempio le lamette le puoi riciclare nel metallo tranquillamente, il sapone comunque a base, a maggior parte è base vegetale, quindi comunque è una cosa molto naturale, non dà problemi. E l'altra cosa è che se usi il mano libera, per esempio, non devi buttare proprio via niente, niente. Invece con quell'altro, comunque ricariche, testine, cose. Senti qua come scarta vetro. Che miseria, ragazzi. Avete fatto sto gran lavorone, complimenti proprio. Faccio qui perché di solito mi rimangono i peletti che danno fastidio. Mm.
altro consiglio che ti do con l'utilizzo di questo tipo di rasoio è quello di non forzare mai troppo la mano, perché se ci passi troppe volte, no, perché devi cercare per forza il risultato perfetto, ed è qua del là ti vai a un pochetto a irritare, perché vai a esfoliare ancora di più la pelle, è un problema, cosa che a me succedeva purtroppo con i multilama. Poi tanto io so che devo combattere contro chi mi dice sempre: ah, ma io li uso, ma ci trovo bene, ma io non dico quello che è tu, che non lo devi usare, non te lo dico, ma a me non mi piace perché mi rovino il viso, che te devo fare? Allora, lume di rocca perché? Perché addrizza un pochetto il pelo, sta diventando monotono, non lo so, sta diventando monotono. Sembra una tecnica stupida, però guarda, non è stupida, assolutamente no. Ringrazierò sempre il carissimo amico Andrea che me l'ha, l'ha suggerita una volta. Effettivamente, veramente, veramente efficace. A posto. Allora, considerazioni, chiamiamole così, un po' finali. Considerazioni finali: questo rasoio è veramente magnifico, magnifico sotto ogni punto di vista. Ringrazio nuovamente gli amici di Fontani per avermelo mandato per fare questa prova sul mio viso. Devo dire che sono rimasto molto colpito. Sono rimasto meno colpito, adesso te lo dico pure, dal discorso purtroppo del pennellino, perché il pennellino purtroppo ha fatto l'ammollo classico, quello che vuoi, però come hai visto troppo piccolo non mi ha permesso di giocare bene sulla quantità di acqua e sulla quantità di sapone, però veramente molto morbido, quindi penso che quando era nuovo quel tipo di pennello lì era qualcosa di magnifico, perché è molto morbido. Pulizia ordinaria del rasoio, mi raccomando, pulite sempre vicino al pin della chiusura, mi raccomando, passate un po' di carta igienica in modo tale che possa portare via il più possibile l'umidità, mi raccomando, perché asciugamano non fa mai tanta fede, perché lo utilizzi, quindi è sempre umido. Mi raccomando, mettete sempre uno strato di olio, mi raccomando. Io adesso niente, ma lascio qua, comunque il risultato c'è, BBS l'ho raggiunto, anche se tu vedi sotto che io ancora ho l'ombreggiatura, è l'ombreggiatura del pelo, è la grandezza del pelo. Mo ti spiego una cosa, molti barbieri quando mi fanno la barba a me, che continuano ad andare sempre a rotta di collo o su una parte o sull'altra perché vedono ancora, mi fanno del male fisico, perché io esco e divento rosso come non si sa che cosa, perché purtroppo avendo il pelo sotto grande si noterà sempre, anche se mi fai 10.000 contropeli, qual è il risultato? Che se mi fai 10.000 contropeli io esco e sono irritato e non mi gusto. Quindi se te capita pure a te, non ci pensare. L'importante è che te senti comunque così a bello liscio, che te lo senti tu, che sei appagato tu, capito? È un discorso anche di sensazione personale. Io adesso sai che ti dico, quasi quasi mi do una sistematina con rasoio alle basette, perché sono veramente inguardabile, al di là di sto pennacchio, ma sono proprio inguardabile, raga, ma proprio inguardabile. Già non mi si può vedere a me, figurate un po'. No, mica taglia, impressione, c'è proprio un'impressione di quelle, che mi sa, forse, aspetta, eccoci qua, bello di casa, bello di casa. Allora, tutto questo da per dirti che cosa, per comunicarti che cosa, che comunque la rasatura tradizionale fatta con mano libera, con rasoio di sicurezza, secondo me trasmette sensazioni e emozioni, a differenza purtroppo di altri metodi che giustamente ognuno di voi, ognuno di noi fa propri, per mancanza di tempo, per quello, per quell'altro, però ti posso assicurare che comunque sia la rasatura così è fatta per emozionarti, il profumo del sapone, il tipo di sapone che si utilizza, il tipo di rasoio, se è un vintage c'è una storia, chissà chi poi l'ha utilizzato, chi è. Quindi racconta qualche cosa. Secondo me le altre sono un po' più sterili, perché mi devo sbarbare, mi devo radere senza poi lasciare niente, cioè lo devo fare perché lo devo fare, appunto. Invece questa mi lascia l'emozione, ma me lascia l'emozione è questo, soprattutto questo.
Te lo ricordi? E forse ritorna, di Vintage Club. Questo era al carbone vegetale pepe, quindi oggi so de pepe. So pepato. Sì, tu mi dirai, ma c'entra con la preoccupazione che hai messo del sapone che è muschio de quercia? Secondo me sì, perché è uno speziato. Anche perché poi la famiglia l'ho fatta di questo, è orientale speziato. Che vuole più dalla famiglia, dalla vita? Eccolo qua. Premetto che questo è un tipo di after, di fragranza che non può piacere... può piacere come non può piacere, perché è molto forte, molto particolare. Io lo so, infatti, molti di voi magari ce l'hanno a casa, l'hanno provato e c'è chi mi ha detto per me è troppo forte, ma io vi capisco benissimo. Il bello è proprio questo, perché non tutti devi piacere sempre la stessa cosa, ci deve stare un po' di diversità. Però sono contento che abbia riscosso il suo bel successo, anche perché questo è un tipo di after che tu metti la mattina, lo porti la sera, lasci proprio la scia. Tipo l'anziano che continua a mettersi il pino senza offendere nessuno, però che se continua a mettere il pino silvestre, quando vai a fare la spesa o stai dentro l'ascensore o prendi l'ascensore dopo lui, sta riempito di aria, no, il posto di pino silvestre. E io per quello non ci vado d'accordo, perché mi ricorda uno che abita qua al palazzo mio e si metteva tonnellate, anzi ettolitri di pino silvestre, una cosa che rimaneva là dai 3 che scendeva fino alle 8 di sera, era impensabile. Quindi detto ciò, ringrazio gli amici di Fontani della cortelleria, ottimo lavoro, baciami subito, bello. Se vuoi iniziare, beh, insomma, io consiglio sempre di iniziare con rasoi che costano poco, perché valuti se la cosa per te è piacevole o meno. Poi magari, perché no, è sempre un'eccellenza italiana, artigianato italiano, perché no? Per me vale tantissimo, bel taglio di fabbrica, quindi già utilizzabile così com'è. Poi se lo vuoi addolcire leggermente, c'è il discorso delle pietre che ho affrontato più di una volta, e se cerchi nel canale trovi una marea di video su questo. Poi niente, Wigan sempre il solito, ottimo, 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 come hai visto non tantissimi giri sul sapone, risultato c'è stato, hai visto anche un piccolo errore che è quello della crema troppo secca, quindi non troppo idratata, effetto neve. Questo ti fa capire che pure se usi un altro tipo di prodotto di fascia anche più bassa, se ti fa quell'effetto lì è perché non l'hai idratata bene e l'hai resa troppo secca, quindi l'acqua non riesce a far schiumare e far rimanere umido il sapone e te si secca, quindi protezione pari quasi a zero. Mi raccomando, valuta anche questo quando te lati. Visto che sono tante variabili, considera pure l'aftershave o un balsamo, nel caso mio ho messo l'after, non mi ha pizzicato, è molto emoliente questo che ho io, quindi la faccia de cuoio non ce l'ho, è più morbida. Allora amici cari, io vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto, grazie a tutti quelli che si stanno iscrivendo in questo periodo, non vi prometto mai che farò programmazioni settimanali, perché purtroppo col tempo è un po' particolare, però rimanete sempre aggiornati, perché qualche cosa no, ogni tanto mi capita di farlo, mi raccomando. Oh, grazie a tutti, e come dico sempre amici cari, buoni acquisti, buone sbarbate da me e Pico Squeeze. Squizzi col coral, quello suo che non c'ha senso, però ogni tanto male tirarlo fuori. Ci becchiamo alla prossima, ciao. Vai.